Salve a tutti, eccoci ritornati a parlare di Ariane GPS, in particolare a parlare della nuova versione, della versione 3.0. Con me in questo momento c'è Giovanni Lomonaco, che è stato un valido aiuto, e insieme vi illustreremo diciamo le innovazioni, le modifiche che sono state fatte. In particolare è stata rivista in maniera significativa l'interfaccia dell'applicazione. Adesso Giovanni poi andrà magari un pochino nel dettaglio. Io vi anticipo che abbiamo introdotto una tab bar nella parte bassa dello schermo, abbiamo ridisegnato un pochino il layout spostando alcuni pulsanti, spostando l'etichetta dell'indirizzo, dell'avviso del preferito, e convertendo in pulsanti grafici quelle che prima erano semplicemente etichette di testo. Tra le altre innovazioni significative c'è il fatto che abbiamo portato, per esempio, le impostazioni all'interno della stessa, all'interno dell'app. Un altro aspetto interessante di questa versione, che non riguarda l'interfaccia, è la possibilità di condividere i preferiti. Quindi da questa versione in poi sarà possibile condividere un preferito salvato con i propri amici. Questa funzionalità è stata introdotta come in-app purchase, quindi va acquistata separatamente dall'interno dell'applicazione, ma ci consente, oltre che condividere i nostri preferiti, anche di importare i punti da file in formato OSM o GPX. Poi magari vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Quindi io do il benvenuto a Giovanni, che è qui con me e che ci descriverà un pochino più nel dettaglio queste funzionalità. Grazie Luca ancora per la possibilità che mi dai di partecipare al un altro podcast che illustra le nuove versioni di questa Ariane GPS. Quindi Gianluca ha introdotto quelli che sono i cambiamenti più significativi. Un altro è quello del funzionamento in background, no? La possibilità di chiudere Ariane se impostiamo opportunamente il parametro e continuare, fare in modo che continui a monitorare i nostri preferiti ed essere avvertiti da Ariane tramite il centro notifiche di iOS del preferito, dell'avvicinarsi al preferito che abbiamo impostato, oppure di volta in volta dei preferiti più vicini che sono inseriti nel nostro archivio personale. Quindi un'altra funzione, un'altra caratteristica che si aggiunge, che siamo certi tornerà molto preziosa. L'interfaccia, sostanzialmente la parte superiore, la modifica consta nel fatto che Via dell'Oro una 15 Galvani. Dove sono? Pulsante. ecco, a destra del pulsante dove sono, Avvia monitor. Pulsante. è stato spostato invece un pulsante che era nella parte bassa della schermata, proprio perché lo si è ritenuto insieme al dove sono o Aggiungi insieme ad preferito. aggiungi Pulsante. preferito, che è esattamente a destra, una delle funzioni, quindi uno dei pulsanti da avere più facilmente a disposizione, quindi sulla parte alta della schermata stessa. Quindi dove sono, avvia monitor e aggiungi ai preferiti. Ci spostiamo sulla parte inferiore di questa prima area, ecco, Preferito più vicino, WIC Bologna dell'Oro 3. dove troviamo al solito questa volta l'indicatore del preferito più vicino, e in questo caso è forse come anche la volta precedente, trattasi di via dell'Oro 3, perché in realtà, no, ci troviamo a registrare questo podcast negli studi di Radio Oltre a Bologna, lo diciamo. La radio dell'Istituto Cavazza, che ringraziamo per la disponibilità. Preferito 26 metri, 18 gradi bussola a sinistra. 26 metri, 22 gradi bussola a sinistra.
Ecco, 26 metri, 26 18, metri, 23 gradi, 23 gradi, bussola a sinistra. Questa è una delle novità dell'applicazione, ovvero l'indicazione della bussola. Quindi il testo bussola, questa etichetta bussola che ci viene letta, indica che è attraverso questo strumento interno al dispositivo che possiamo calcolare la direzione del preferito più vicino o del preferito che eventualmente osserviamo. E poi spiegheremo meglio, questa è una delle novità, dicevamo. In questo momento la distanza espressa in gradi, però come ricordano benissimo gli utilizzatori di Ariadne GPS, già dalla 2.0 è possibile che anziché in gradi l'angolo venga espresso usando il metodo orologio. E ancora sotto, direzione del movimento. Direzione di movimento non disponibile. Non disponibile perché siamo fermi e accade tipicamente che il GPS non può registrare alcun movimento. 203 gradi sud-ovest. A destra dell'indicatore della direzione di movimento rimane anche in questa versione ovviamente l'indicatore della bussola. Qui non c'è nessuna etichetta di testo perché l'obiettivo è quello di snellire quanto più possibile poi la lettura di certi valori, soprattutto se si rimane su con il focus di voiceover e girando, per esempio come posso fare in questo momento, 77 gradi sud. Ecco, immediatamente 176 gradi sud. Ne ho la pronuncia del valore senza ulteriori testi a rallentarne l'informazione, insomma. E mentre giravo il dispositivo è accaduto di sentire anche un suono ed è un'altra delle novità, in realtà anche su parecchie richieste, perché comunque ci siamo resi conto che a lungo andare poteva non essere del tutto piacevole. Abbiamo cambiato il suono che Ariadne GPS ci restituisce, anche qui configurabile, nel senso che si può escludere, si può aggiungere al suono anche la vibrazione o escludere del tutto qualsiasi segnalazione 204 gradi sud-ovest. Diversa dal testo 205 gradi che stiamo sud-ovest. Sentendo recitare. 206 gradi sud-ovest. Dicevo, il suono che indica il puntamento della bussola. Adesso io provo a ripuntarlo verso il nostro preferito, se ci riesce, ecco. 174 gradi sud, 173 gradi sud. Ecco, questo è il suono che è stato cambiato e indica che il nostro dispositivo in questo momento sud. È girato verso il preferito più vicino che abbiamo visto prima sud. Essere via del gradi loro. Ci spostiamo ancora sotto. Sei a circa 25 metri da Wick Bologna del loro 3, 27 gradi bussola, ecco, a sinistra. Quindi sotto direzione del movimento l'indicatore della bussola è stata spostata l'area per maggiore coerenza, l'area dove Ariadne GPS segnala di essere arrivati in prossimità del preferito che abbiamo osservato, del preferito più vicino, ovviamente a seconda della distanza impostata come al solito. Via del loro 1-15 Galvani, Bologna. E l'area immediatamente sottostante dove vengono visualizzati tutti i dati relativi al dove sono o eventualmente al monitor attivo mentre andiamo in quest'area. Indirizzo, numero civico, CAP, provincia, insomma tutto quello che può essere attivato dalle impostazioni relative ai parametri del monitor verranno visualizzate in quest'area. Velocità non disponibile. Ulteriore area sotto, i quattro indicatori, anche questi ridisegnati, diceva Luca opportunamente, non più etichette testuali ma anche dei grafici che accompagnano il testo e in ragione di ciò diciamo anche che Ariadne GPS dal punto di vista grafico ha acquistato una veste decisamente più gradevole. Quindi quattro indicatori: velocità, accuratezza orizzontale 65 metri, accuratezza orizzontale, e anche qui è un parametro che tutto sommato si spiega da solo ed è relativo
alla qualità del segnale GPS che stiamo ricevendo in questo momento. Sul 65 metri siamo al chiuso e direi che lo possiamo accettare come discreto. Altitudine 70 considerando metri. Anche che stai usando un iPhone 3GS. Benissimo, volevo nascondere la povertà dei mezzi a mia disposizione in questo momento. Però in realtà è questo. Accuratezza, altitudine 70 metri. Altitudine 70 metri, questo è un indicatore nuovo, quindi accanto all'accuratezza Ariadne GPS adesso ci indica l'altitudine. Accuratezza verticale 10 metri. Con anche il relativo dato relativo all'accuratezza, che è migliore che quella orizzontale in questo momento, appena di 10 metri, quindi possiamo altitudine 70 metri. Ragionevolmente credere che i 70 metri non si discostano tantissimo dalla realtà. Accuratezza verticale, rete wifi disponibile. Altri tre indicatori nell'area appena sottostante, quindi rete wifi disponibile, perché in questo momento è quella che stiamo utilizzando. Se invece fossimo in 3G, come abitualmente siamo in giro con il nostro iPhone, avremo un indicatore generica del tipo rete mobile disponibile. Localizzazione presente. Anche questo è relativo al fatto a un altro indicatore che ci conferma che il GPS sta restituendo dei dati con l'accuratezza che abbiamo visto prima, con l'altro indicatore. Il server risponde. E il server risponde, ovvero se attiviamo il monitor o se tappiamo sul pulsante dove sono, Google, che attualmente restituisce i dati della mappa, può fornirci un indirizzo utile. Esplora intorno a te. Pulsante. Esplora intorno a te. Esplora zona. Esplora zona. Sono ancora i due pulsanti che l'uno direttamente, il primo, e il secondo digitando noi un indirizzo ci porteranno a usare l'altra funzione importantissima di Ariadne GPS, cioè l'esplorazione tattile vocale della mappa. Mappa. Ecco qui. Selezionati. L'area in cui viene indicato viene visualizzata una porzione di mappa con il logo, no, di Google, che attualmente fornisce questo servizio. Elenco preferiti, selezionati, ecco. Tabulatore. E qui siamo già sulla parte inferiore della schermata, abbiamo raggiunto la nuova area importantissima. La tab bar, il primo tabulatore, che è quello attivo, quello selezionato, e la home, quindi la schermata che abbiamo finito appena adesso di esplorare. Elenco preferiti, tabulatore 2 di 4. E questo parla da solo. Impostazioni, tabulatore. Impostazioni, altra novità importantissima e utilissima di Ariadne 3.0, l'avere portato dentro l'applicazione la possibilità di regolarci tutti i nostri parametri senza dover chiuderla, senza doverla chiudere, senza dover rintracciare tra tutte le altre impostazioni di sistema quelle relative ad Ariadne. Informazioni sull'applicazione, tabulatore 4 di 4. E il quarto tab è quello che apre le informazioni, l'accesso al sito, a tutte le altre info relative all'app, allo sviluppatore e a tutto il resto. Bene, Giovanni ci ha illustrato un po' le novità dell'interfaccia e adesso io vado un attimo a spiegare un concetto un pochino particolare, che è quello dell'indicazione dei gradi in termini di bussola e di GPS. Aggiungi preferito. Come 24 metri, 28 gradi bussola a sinistra. Perfetto, come Giovanni ci ha appena fatto sentire, capita spesso che l'applicazione dia l'indicazione dicendo i gradi o anche l'orario, possiamo dire, in termini di bussola, cioè dicendo bussola o GPS a seconda di della situazione. I due stati possibili. Perché c'è questa distinzione e cosa possiamo fare se vogliamo intervenire sulla cosa? Dunque, la distinzione c'è perché dipende, diciamo, nel momento in cui noi siamo fermi, quasi sicuramente una direzione di movimento non sarà disponibile.
In quel caso l'angolo del preferito che l'applicazione ci fornisce si riferisce all'orientamento del nostro dispositivo, cioè questo vuol dire che l'applicazione sta utilizzando la bussola, quindi è bene che la nostra bussola sia quanto più possibile calibrata. E ricordiamo che per calibrare la bussola occorre fare un gesto che è simile a un 8 nell'aria, diciamo. E il sistema in genere ci informa quando ritiene che la bussola non sia calibrata opportunamente. Quindi, sostanzialmente, quando il sistema ci dice che un punto è a 30 gradi bussola, questo vuol dire che è a 30 gradi rispetto all'orientamento del nostro dispositivo. Quindi, se teniamo il dispositivo con il tasto home verso di noi, 30 gradi vuol dire leggermente a destra, ruotando un po' il dispositivo. Quando invece la direzione di movimento è disponibile, quindi per esempio ci stiamo effettivamente spostando, ci stiamo muovendo, è possibile che l'applicazione ci dica 30 gradi GPS. In quel caso cosa vuol dire? Vuol dire che semplicemente il nostro, diciamo, il preferito, l'angolo che ci viene fornito si riferisce non a come stiamo tenendo il dispositivo in quel momento, ma alla nostra direzione di movimento. Quindi io mi sto muovendo, 30 gradi GPS vuol dire che il punto è leggermente alla mia destra, quindi 30 gradi davanti a me a destra. Parimenti, se ci dice 180 gradi, vuol dire che stiamo 24 andando metri, 25 gradi esattamente nella bussola a sinistra, direzione opposta al 24 metri, preferito. 26 gradi bussola a Esattamente, sinistra, così come ci esattamente. direbbe ore 6 24 se metri, avessimo 27 gradi bussola a l'indicazione sinistra. dell'orologio, insomma. Visto che abbiamo introdotto questo concetto, io a questo punto parlerei anche di un altro aspetto. A volte capita che io sono fermo, nella vecchia versione questo capitava, e la direzione di movimento è disponibile, cioè il sistema mi dà una direzione di movimento valida. Ovviamente, sapendo che c'è una direzione di movimento, lui mi darà un angolo rispetto al GPS. Ma io sono fermo, quindi cosa succede? Sostanzialmente il GPS non è un sistema, almeno per quello che riguarda i nostri dispositivi, non è un sistema sufficientemente accurato da essere sempre certi che se sono fermo lui rileva effettivamente una direzione di movimento inesistente. A volte capita che la direzione di movimento possa essere ritenuta valida, quindi per lui io mi sto spostando. Fa fede quello che avvertiamo, quello che sappiamo noi, cioè di essere fermi. Esatto, Quindi, cioè, quindi se siamo fermi, siamo fermi. se siamo fermi, la direzione di movimento ci restituisce un valore valido, in realtà si sta sbagliando il Il GPS a GPS. restituirla, insomma, sostanzialmente. Esatto, questo poi in termini tecnici può essere dovuto a una Certo. variazione della posizione a causa della, appunto, della non accuratezza del GPS. In questo caso, però, ovviamente lui ci restituisce l'angolo del nostro preferito rispetto a questa direzione di movimento Fittizia. fittizia, e quindi non attendibile. In tal caso, chiaramente, se sono fermo, mi interessa invece sapere qual è effettivamente la direzione del mio preferito, ma utilizzando il dispositivo, per esempio, avendo la possibilità di puntarlo, cioè quello che ci faceva vedere prima Giovanni, ruotando il dispositivo, sento il suono della, diciamo, associato alla bussola che indica il puntamento. E quindi in tal caso cosa posso fare? Faccio quello che adesso Giovanni ci fa vedere, Impostazioni, cioè tabulatore, 3 di 4. vado nelle impostazioni Selezionati. ed esiste un'opzione che mi Dispositivo. permette di Mappa. forzare l'utilizzo della Gestione preferiti. bussola. Gestione Vibrazione. Preferiti, Gestione una preferiti. delle Impostazioni. categorie Pulsante delle indietro. impostazioni, gestione preferiti. E andiamo a cercare quella che è il nuovo parametro inserito in questa sezione, Indicazioni orologio. proprio perché è Pulsante di ricambio. relativa Disattivo. ai dati che è possibile ottenere in relazione al preferito. Usa bussola per la direzione. Pulsante di cambio. Disattivo. E questo è la nostra è l'opzione che ci interessa. Usa bussola per la direzione. In questo modo forziamo il sistema ad utilizzare la bussola, quindi anche se lui ritiene che ci sia una direzione di movimento valida, noi lo costringiamo a riferire la direzione dei nostri preferiti
alla bussola e non alla direzione di movimento fittizia che lui rileva. Laddove siamo fermi e abbiamo necessità di avere la certezza della direzione verso cui andare per raggiungere il nostro preferito osservato, quello più vicino a 100 piuttosto che 500 metri, per evitare di essere fuorviati da questo cattivo dato del GPS, noi forziamo Ariadne a che usi comunque la bussola, e a quel punto, se siamo certi della calibrazione, come vi diceva prima Luca, disponendo il nostro iPhone con il tasto home verso di noi, ruotandolo, riusciamo con il focus di voiceover sulla distanza del preferito, possiamo ruotandolo conoscere esattamente la direzione e intraprendere il nostro cammino. Completiamo il discorso relativo alle direzioni di movimento data dal GPS della bussola, dicendo che, sottolineando che in questa versione sono stati cambiati i suoni che indicano e che davano un'ulteriore informazione, su quale fosse la direzione, di cui Ariadne, teneva conto. Non ci sono più i campanellini che indubbiamente, non aiutavano sempre in tutte le circostanze a capire quale fosse lo stato delle due cose, sono stati, sostituiti con due arpeggi, uno in crescendo e uno in calando, a indicare nel primo caso che è attiva la direzione di movimento, ovvero c'è una direzione di movimento data dal GPS buona e significativa, altrimenti se stiamo andando con la bussola, un arpeggio in calando ci indica questo stato. Giovanni adesso ci porterà Elenco preferiti. Tabulatore. 2 di 4. nella sezione elenco preferiti e andremo un attimo ad esplorare le novità. Ecco, Modifica. Pulsante. il primo pulsante che notiamo, la prima novità è la presenza di un pulsante modifica nella parte in alto a sinistra dello schermo. Che cosa ci permette di fare questo pulsante? Il pulsante attiva una modalità modifica per la tabella, per l'elenco dei preferiti, e questo ci permette di Fine. Pulsante. selezionare singolarmente i vari preferiti, singolarmente, ma nel senso che intendiamo dire che ne possiamo selezionare più di uno contemporaneamente, quindi una selezione multipla dei vari preferiti. Elenco preferiti. Azioni. Pulsante. Wick Bologna dell'oro 3. 24 metri. 28 gradi bussola a sinistra. Giovanni ci ha fatto vedere il primo preferito, proviamo a selezionarlo, Giovanni. Selezionati. Wick Bologna dell'oro 3, 24 metri, 28 gradi bussola a sinistra. Con un doppio tap, Giovanni ha selezionato il preferito. Selezioniamone un Bus viale altro. 12 giugno, 1900. Castiglione Angolo Arienti. Istituto Cavazza Castiglione 71, 120 metri. Selezionati. Doppio Istituto tap. Cavazza Castiglione 71, 120 metri, 120 gradi bussola a sinistra. Bus Rialto. Bus viale 12 giugno. Bus Cestello. Bus Porta Bene. Castiglione Viale, 184 metri, 90 gradi bus. Selezionati. Bus Porta Castiglione Viale, 184 Ne abbiamo metri, 90 selezionati gradi bussola a tre. sinistra. Benissimo, quindi selezionando l'elemento e dando un doppio tap, selezioniamo, diciamo tra virgolette, fisicamente il Bus nostro viale 12 preferito. giugno, Cosa 1000, possiamo carica fare a questo batteria, punto con i 71% preferiti e azioni. selezionati? Beh, Pulsante. la cosa più immediata è che possiamo eliminarli. Vogliamo eliminare più di un Avviso. preferito, Gestione possiamo preferiti. eliminarli. Abbiamo un pulsante sulla destra che è tipicamente chiamato pulsante azioni, e anche in questo caso ovviamente lo è, che apre un elenco di scelte possibili che possiamo, diciamo, applicare ai nostri preferiti, a quelli selezionati, ma anche a tutto l'elenco. Giovanni adesso ce Lo li fa esploriamo. sentire. Elimina selezionati. 3. Pulsante. Elimina selezionati, 3 pulsante, quindi è abbastanza esplicativo. Ne abbiamo selezionati 3, ci ricorda che attraverso questo pulsante li eliminiamo tutti e 3. Condividi selezionati. 3. Pulsante. Condividi i selezionati, E anche qui. questa è la novità di cui adesso andiamo a parlare. Certo. Elimina tutti. Pulsante. Condividi tutti. Pulsante. Elimina tutti e condividi tutti. Che sono pulsanti abbastanza importanti, nel senso che se clicchiamo su elimina tutti, eliminiamo tutti i nostri Ricordo che preferiti. c'è un bell'alert che Ovviamente richiederà conferma. Insomma. c'è la conferma, però condividi selezionati, Noi elimina possiamo selezionati. per 3. intanto Pulsante. eliminare i selezionati. Intanto. Avviso. Conferma eliminazione. Ok. Pulsante. Elimina.
6 a circa, elenco preferiti, azioni, elenco, ecco. Fine. E ritorniamo ancora sull'elenco dei preferiti con la modifica attiva, significa che ne abbiamo eliminati 3, ma poi possiamo decidere di eliminarne degli altri che eventualmente ci sono sfuggiti, oppure di fare un'operazione diversa, sempre attraverso questo menu, ovvero quella di condivisione che abbiamo visto. Via Rialto 13, ecco. 300, ne selezioniamo un altro paio, 13, 330 metri, 172, vedremo cosa possiamo farci. Benissimo, qualora invece avessimo voluto semplicemente uscire dalla modalità modifica, sceglievamo il pulsante fine che si trova nella medesima posizione del pulsante modifica. In questo caso Giovanni ha selezionato un altro paio di preferiti. Elenco preferiti, azioni. Questa volta però non andiamo ad eliminarli, ma vogliamo condividerli. Condividerli cosa vuol dire? Vuol dire, al momento è prevista la condivisione via email, cioè vuol dire possiamo spedirli a qualche amico. Gestione elimina condividi selezionati 2, ecco. Pulsante condividi, avviso. Anche qui conferma condivisione selezionati, un alert di okay. Conferma pulsante. Clicchiamo sul, tappiamo sul pulsante ok, condivisione Ariadne e ovviamente oscurato. Manca dirla pulsante. Si apre l'applicazione mail sul nostro iPhone campo di testo. Con un messaggio già pronto, esatto, e con adesso l'allegato pronto. Andiamo a vedere, proviamo. Aggiungi contatto. Aggiungi pulsante. Contatto, piuttosto che scriverlo, facciamo prima indice tabella. A cercarlo. B. Scegliamo l'indirizzo a cui spedirlo. Piana Col. Luca Ciaffoni. Luca Ciaffoni, così uno a caso proviamo a mandare a lui info. I scegli nostri due preferiti. Altro. Ciaffoni @gmail.com. Ecco, clicchiamo su questo e invia pulsante e poi ancora sul pulsante invia. Elenco preferiti, bus viale 12 giugno centro, 146 metri, 54 adesso, gradi bus. L'email destra. Partirà col suo tempo. Come abbiamo già intuito esplorando i pulsanti presenti dentro la barra delle azioni, abbiamo potuto selezionare ed eventualmente eliminare i nostri preferiti, ma anche eliminarli e condividerli tutti. Condividerli tutti può essere utile per archiviare il nostro database. Noi condividendoli tutti ci creiamo una nostra mail, ce li autospediamo magari e ce li teniamo da parte, perché se inavvertitamente cancelliamo qualcosa o facciamo degli esperimenti con il nostro database, rimane sempre una copia senza ricorrere ad iTunes come accadeva prima, senza andare a recuperare nessun backup dell'iPhone stesso. Bene, Giovanni ci ha fatto vedere come condividere i nostri preferiti con un amico. Adesso andremo a fare il percorso inverso, cioè immaginiamo che ci siano stati spediti dei preferiti tramite Giovanni email. Monaco, condivisione Ariadne. E vedrete come fare per importarli all'interno del nostro archivio. Mail Giovanni 63. Posta in arrivo 1. Mail Giovanni, posta in arrivo, modifica, cerca in posta in arrivo, non letto, Giovanni Luca Ciaffoni, condivisione Ariadne, ecco. 18 e 9, un allegato. Riceveremo un messaggio di questo tipo, con oggetto condivisione Ariadne. Chiaramente è tutto personalizzabile, chi ci ha spedito l'email può aver cambiato l'oggetto, il contenuto, il corpo, eccetera. Quello che è importante è che ci abbia mandato l'allegato con i preferiti. Adesso apriamo, ci leggiamo il messaggio. Ciao. Predefinito. Vorrei condividere i miei preferiti di Ariadne GPS con te. Ecco. Apri il file che ti allego con l'app Ariadne GPS. Send from my iPhone. Favorites, ARDN, 1,4 KB. Favorites.ardn, questo è il nome del file che è partito come allegato e che stiamo ricevendo e adesso tenteremo di aprire dalla mail che abbiamo appena ricevuto. Come apriamo l'allegato? Tipicamente come tutti gli altri a cui siamo abituati, quindi un doppio tap col secondo trattenuto. Avviso, visualizzazione rapida, pulsante, apri in Ariadne GPS. Pulsante. E qui è pacifico che bisogna dare un bel doppio tap. Avviso. Importazione preferiti. Questa è la lista dei preferiti che verranno importati. Selezione. Adesso considerate importazione il preferiti. Mio 3GS. Questa è la lista dei preferiti che verranno importati. Seleziona solo quelli che non desideri importare. Questo sei a circa alert. 84. Questa è la lista dei. Ok. Pulsante. Con un bel ok. Annulla. Pulsante. Annulla. La finestra che si apre. Possiamo vedere. Misquerazzi. Ecco, Santo allora, Sgarganelli,
Andiamo a vedere un attimo fin dalla parte iniziale, quindi annulla il pulsante in alto a sinistra, che evidentemente ci permette di disattivare la finestra, quindi di annullare l'operazione di importazione. Importa, pulsante. Importa in alto a destra, su cui andremo a dare conferma se i preferiti che abbiamo ricevuto vogliamo realmente inserirli nel nostro archivio. E qui c'è l'elenco dei preferiti che Luca Ciaffoni ha inviato al mio indirizzo di posta. Santo Stefano Angolo Cartoleria, Bus Guerrazzi. Ecco, sono tre preferiti. Santo Bus Garganelli. Che se voglio importare completamente, cioè voglio importare interamente, insomma tutti e tre, posso direttamente cliccare sul pulsante importa, altrimenti Santo Stefano Angolo Cartoleria non mi interessa il bus Guerrazzi e io posso selezionati bus tappare per selezionarlo e impedirne l'importazione. Qui funziona al contrario: se noi riceviamo 3, 10, 500 preferiti dall'archivio del nostro amico, se vogliamo importare l'intero allegato, l'intero set di preferiti che qualcuno ha deciso di condividere con noi, clicchiamo subito, doppio tap su importa preferiti. Se invece intendiamo escluderne Santo Stefano qualcuno, selezionati. Ecco, bisognerà selezionare quelli che non intendiamo importare. Adesso ne ho selezionato uno giusto per prova pulsante. E vado a tappare sul pulsante importa. Avviso. Importazione completata, 2 preferiti da importare, 0 importati, 2 già presenti nel tuo archivio. E questo è quello che vi può accadere. Questi preferiti in realtà c'erano già nel mio archivio e dei 2 che ho deciso di importare, 0 sono stati importati e 2 perché 2 entrambi, quindi erano già presenti sull'archivio. Bene, finora abbiamo visto l'importazione e l'esportazione di preferiti di Ariadne. Però, come dicevamo all'inizio, in questa versione è possibile importare anche file in formato OSM o GPX. Adesso vedremo un esempio di importazione del file OSM, che sta per OpenStreetMap, è il formato XML utilizzato da OpenStreetMap. Quindi io ho spedito un'email a Giovanni con un file OSM in allegato. In allegato intersections-basso-map OSM 5,1 kB. Ecco qua, questo è il nostro file OSM. Giovanni adesso lo apre. Avviso. Ariadne GPS. Pulsante. Avviso. Importazione preferiti. Questa è la lista dei preferiti che verranno importati. Seleziona solo quelli che non desideri importare. Da questo momento in poi l'importazione è assolutamente analoga all'importazione dei preferiti di Arianna. Quindi possiamo... Via dei Cortelli e Via degli Angeli e Via Orfeo. Viale Giovanni Gozzadini e Via Castiglione e Viale Panzacchi e Piazza di Porta Castiglione. Ecco, in questo via caso Via Castellata e Via Castiglione e Via del Cestello. Il file OSM che Giovanni sta importando contiene tutta una serie di punti che rappresentano degli incroci qui della zona di Porta Castiglione. Quindi sostanzialmente lui può, come ha fatto prima, selezionare e deselezionare quelli rispettivamente quelli che non vuole importare e lasciare invece deselezionati quelli che intende importare nel suo archivio. In questo caso noi importiamo tutto. Carica batteria 5 e importa pulsante. Sul pulsante importa doppio tap e procediamo all'operazione. Adesso sentiamo il messaggio. Avviso. Importazione completata, 30 preferiti da importare, 30 importati, 0 già presenti nel tuo archivio. E qui abbiamo il messaggio esattamente contrario a quello precedente: i 30 preferiti non erano presenti nel mio archivio e sono stati importati completamente. 30 preferiti, chiudi, pulsante. E noi chiudiamo l'alert. Elenco preferiti, azioni, pulsante, elenco preferiti, fine, pulsante. Bene, aggiungiamo a questo punto solo un'ultima cosa, senza andare nel dettaglio, l'importazione e l'esportazione dei preferiti può essere fatta anche dal dettaglio dello stesso del singolo preferito. 12 giugno centro, esatto. 147 quindi, Giovanni adesso dettaglio preferito. Sta elenco entrando preferiti. In un pulsante dettaglio. Indietro. Anche qui abbiamo un pulsante azioni. Azioni, pulsante. Avviso, gestione preferito. Osserva, pulsante.
Modifica, pulsante. Visualizza sulla mappa, pulsante. Condividi, pulsante. E c'è un pulsante condividi che ci permette di condividere solo questo preferito. Quindi non abbiamo la necessità di attivare la modifica partendo dall'elenco e andare a cercare il nostro preferito all'interno dell'elenco stesso, ma aprendo il dettaglio immediatamente abbiamo la disponibilità della funzione relativamente al singolo preferito selezionato. Allora, chiudiamo la parte relativa all'elenco dei preferiti, alle funzioni nuove che abbiamo ritrovato dentro e passiamo al successivo tab. 3, 4. Impostazioni, ecco, e scopriamo quelle che sono le impostazioni, intestazioni, monitor, le categorie, quindi monitor, gestione preferiti, gestione, mappa, dispositivo, unità e unità. Sono queste le categorie dentro cui sono stati raggruppati tutti i vari parametri che possiamo utilizzare per configurare Ariadne. Impostazioni, monitor. Monitor, diamo uno sguardo dentro velocissimo. Monitor, impostazioni. Città, pulsante di cambio attivo. Ecco, qui c'è tutta la sequenza di pulsanti di cambio su cui tappare due volte per attivare e disattivare la pronuncia del singolo elemento, del singolo dato, quindi città, civico, regione, stato, eccetera, quando premiamo, richiamiamo la funzione dove sono o quando è attivo il monitor. Sono parametri significativi per queste due funzioni. Via, civico. Quindi scorriamo velocemente tutto quello che si può attivare. Intervallo interrogazione 5 secondi. Ecco, intervallo interrogazione. Direi che il default è 10 secondi, qui lo troviamo a 5 ed è il tempo che deve passare tra, che stabiliamo noi, deve passare tra un'interrogazione e l'altra di Google. E anche questa ovviamente è un valore che è utile solo se è attivo il monitor, perché solo in quel caso in automatico Google viene interrogato appunto all'intervallo di tempo che impostiamo noi, perché ci venga restituito l'indirizzo della posizione corrente o il civico, quello che cambia man mano che andiamo. Stato servizi remoti, schermo e voce. Stato servizi remoti, qui impostiamo la visualizzazione e l'eventuale vocalizzazione dei stato servizi remoti, schermo e voce. Dei tre indicatori che abbiamo già visto in fase di esplorazione della home, cioè quelli relativi alla rete disponibile, wifi o mobile, localizzazione, servizi di localizzazione e server più o meno attivo. Annuncia cambio preferito, pulsante di cambio, disattivo. Ecco, annuncio cambio preferito, anche questo è un parametro nuovo, lo accennava Luca all'inizio, e attivandolo ci permette di avere la pronuncia automatica, la vocalizzazione automatica del preferito quando cambia quello che è indicato come più vicino sull'apposita etichetta della home. Significa che se noi abbiamo impostato come distanza di prossimità 100 metri, attivare questo parametro significa che anche se siamo ancora ad un chilometro dal preferito, è sufficiente che diventi il più vicino rispetto alla posizione corrente che VoiceOver, quindi Ariadne, ce ne vocalizza il cambio appunto sull'etichetta. Impostazioni. Torniamo indietro. Gestione preferiti. Gestione preferiti, qui è evidentemente tutto ciò che riguarda l'impostazione del preferito stesso. Avviso vocale per preferito, pulsante di cambio attivo. Avviso vocale quando arriviamo in prossimità della distanza impostata, perché il preferito ci venga annunciato dalla voce. Vibrazione per preferito, pulsante di cambio disattivo. È disattivo anche questo, relativo alla stessa funzione, però con la vibrazione. Suono per preferito, nessuno. Ecco, suono per preferito nessuno, e qui andiamo a vedere un'altra delle possibilità più carine e utili che Ariadne gestione preferiti GPS 3.0 ci offre. Suono per preferito selezionati nessuno. Quindi selezionati nessuno, e al contrario che per la versione precedente, quando le impostazioni erano disponibili tra quelle disponibili nell'applicazione appunto impostazioni di sistema. Come di Whistle. Qui abbiamo portato il focus sul primo dei suoni e tappando selezionati li possiamo sentire, e quindi selezionati sync sway soft pulsing accent selezionati pulsing logo accent selezionati mini mono sync
selezionati. Comunicazione in budget. Ecco, scorrerli velocemente, ascoltarli, e quando troviamo quello che è di nostro gradimento, tappando due volte l'abbiamo già selezionato. Indicazioni orologio. Pulsante di cambio disattivo. Indicazione orologio, ci siamo già girati intorno parecchie volte durante il nostro podcast. In questo caso è disattivo ed è un parametro buono per avere l'angolo di rispetto al preferito, direzione tramite l'indicazione orologio oppure in gradi relativi. Usa bussola per la direzione. Pulsante di cambio. Anche questo disattivo. L'abbiamo già vista. Forziamo l'uso della bussola per avere l'indicazione della direzione rispetto al preferito. Impostazioni. Mappa. Mappa che ruota. Pulsante di cambio. Disattivo. Mappa che ruota. Esplorazione avanzata. Esplorazione avanzata. Vibrazione. Tabulatore. Sono i tre parametri che sono, direi, rimasti immutati dentro la categoria, dentro il gruppo di parametri che abbiamo visto chiamarsi mappa, appunto. Dispositivo. 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 E qui indubbiamente troviamo un'altra delle cose. Disattivo. Ecco, background, pulsante di cambio disattivo. Attivando questa funzione, intanto ci ascolteremo tutte le volte. Avviso. Uso GPS in background e batteria. L'uso prolungato del GPS in background può ridurre considerevolmente la durata della batteria del tuo dispositivo. Usa questa funzione solo quando necessario. Ok. Ok. Dispositivo. E a questo punto Ariadne, anche se andiamo a chiuderla, quindi anche se torniamo sulla home o andiamo a utilizzare un'altra applicazione, quindi background significa che Ariadne non è più in primo piano, continuerà a monitorare la nostra posizione e ci avvertirà quando raggiungiamo il preferito osservato o uno dei preferiti del nostro archivio, quando arriverà la distanza in prossimità della distanza impostata, quando il background ci notifica quello che abbiamo detto, quando almeno una delle tre opzioni relative all'avviso è impostato, ovvero l'annuncio vocale, la vibrazione o l'attivazione di uno dei suoni disponibili. In presenza di uno di questi tre parametri, dell'attivazione di uno di questi tre parametri, costituirà una ragione per Ariadne GPS di notificarci l'avviso anche se l'app non è in primo piano. Una piccola peculiarità: nel caso in cui non avessimo selezionato un suono, il suono comunque sarà quello di default delle notifiche che iOS suona e che conosciamo benissimo. Suoni, pulsante di cambio, attivo. Ci sono i suoni attivi, sono quelli che di cui abbiamo già parlato circa la direzione di movimento, piuttosto che i suoni che sono possibili, che è possibile ascoltare durante l'esplorazione della mappa. E poi blocco schermo, pulsante di cambio disattivo. Quest'ultima funzione è molto importante perché in questo caso è disattivata, permette blocco schermo e significa che anche se noi abbiamo impostato a livello di sistema che il nostro schermo ci si blocchi dopo un minuto, 5 minuti, 10 di non utilizzo, impedendo il blocco dello schermo significa che quando abbiamo Ariadne in primo piano non accadrà mai che intervenga l'opzione che abbiamo impostato da sistema, e questo diventa molto utile quando, non utilizzando il background, quindi lasciando il parametro di background disattivo e teniamo Ariadne in primo piano, impedendo che si blocchi lo schermo, riusciamo a monitorare sempre i nostri preferiti, il nostro percorso, magari con la funzione di monitor attivo. Impostazioni, unità. E rimane come ultima categoria quella unità, delle unità. Impostazioni, unità imperiali, pulsante di cambio, disattivo. Da attivare o disattivare l'uso di una diversa unità di misura che quella in metri che utilizziamo noi. Bene, siamo giunti alla fine di questo lungo podcast, vi ringraziamo per la pazienza, speriamo di essere stati sufficientemente chiari nell'esposizione delle novità.
Io ringrazio Giovanni che mi ha accompagnato e supportato in maniera considerevole anche questa volta e ci rivediamo al prossimo podcast. Alla prossima versione. Grazie da Giovanni. Grazie.